Buongiorno cari amici, ben ritrovati al nuovo campionato. Ecco, volevate vedere i nuovi, volevate vedere Dzeko all'Inter, volevate vedere Abraham alla Roma, volevate vedere Insigne se finalmente giocava oppure no. Vabbè, Inzaghi, Mourinho e Spalletti vi hanno soddisfatto. Volevate forse sapere se Ronaldo è ancora juventino, se ha ancora voglia di onorare quella maglia? Eh no, Allegri non ve lo ha permesso. Cioè vi ha fatto aspettare un'ora per vedere se Ronaldo è ancora della compagnia bianconera e a che cosa può servire. Un'ora perduta, perché nella grande giornata di Dybala, se ci fosse stato anche Ronaldo, la Juve avrebbe fatto scintille. E tuttavia poi Allegri ha negato qualsiasi altra prima visione, per esempio quella di Locatelli, l'ha fatto entrare al 90esimo giusto per dire è qui, è della Juve, vedremo. Non vi ha fatto vedere Chiesa e neanche Chiellini, tutti preoccupati, forse stanno male, chissà. Ecco, se è vero che Mancini con 5 sostituzioni intelligenti è riuscito puntualmente a conquistare il titolo di campione d'Europa all'Italia che l'aspettava da una vita, è altrettanto vero che Allegri con 5 straordinari panchinari è riuscito a far vedere la Juve più brutta che ci si potesse attendere, anzi nessuno l'attendeva così brutta. È successo a Udine ed è nel cuore degli juventini la speranza che non succeda più, perché sennò torniamo da capo a chiederci ma perché se n'è andato a suo tempo Allegri, perché non lo volevano più. Può solo augurarsi di mettersi a lavorare seriamente per vincere tutte le altre.